Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi, grazie a una collaborazione con Medicor Tutor, siamo all'Università di Masaryk, in Repubblica Ceca, nello specifico nella città di Brno. Se vedete che questo video è fatto strabene, è merito di Gianni che è venuto con me e farà tutte le riprese. Ma parliamo di cose serie, che cosa siamo venuti a fare? In questi due giorni qui vedremo delle lezioni pratiche, delle lezioni teoriche e soprattutto avremo modo di conoscere dei ragazzi italiani e fargli un sacco di domande. La Masaryk University è un'università pubblica fondata nel 1919 e ad oggi la seconda della Repubblica Ceca. È situata a Brno, una città poco più piccola di Praga. Ogni anno circa 32.000 studenti sono iscritti alle varie facoltà, tra queste medicina è una delle principali. Per quest'ultima esiste un corso di studi in ceco, in cui ogni anno ci sono circa 800 studenti, e uno elargito interamente in inglese, nel quale studiano circa 150 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il nuovo campus, inaugurato nel 2010, è enorme, raggiunge infatti i 42.000 metri quadrati. Come prima cosa, oggi andiamo a vedere una lezione di istologia ed embriologia. La prima lezione che mi hanno portato a vedere è stata principalmente teorica. I ragazzi, comunque, anche durante queste lezioni, hanno a disposizione un microscopio che permette di capire meglio gli argomenti trattati. Stiamo facendo le anomalie placentari. Questa è la biblioteca, un posto dove i ragazzi possono venire a prendersi i libri in prestito, ma anche solo a studiare. La biblioteca è la mia parte preferita. Forse perché mi ricorda tanto le biblioteche che c'erano negli Stati Uniti. I libri sono di libera consultazione sul posto, ma si possono anche prendere in prestito. Negli spazi comuni ci sono sedie, tavoli, divani e anche poltrone. Per chi vuole studiare in compagnia o ripetere gli argomenti per l'esame, ci sono delle aulette adibite. Per chi invece vuole studiare in completo e totale silenzio, ci sono delle piccole stanzette singole. E ad ogni angolo c'è un distributore di tappi per le orecchie. La seconda lezione a cui ho potuto partecipare è stata quella di biochimica. In questo caso però era 100% di pratica. I ragazzi avevano studiato nelle precedenti lezioni teoriche la bilirubina e oggi ne sperimentavano le applicazioni pratiche. Ragazzi, sto imparando a determinare la quantità di bilirubina nel siero. Fantastico! Abbiamo incontrato Elena, Anna e Marta, che sono delle studentesse italiane che studiano qui e adesso stiamo andando all'ospedale universitario. Mi sembra di stare su Grey's Anatomy, andiamo. In ospedale abbiamo conosciuto Mario, un manichino per la simulazione di casi clinici super realistico. Se guardate bene si vede che sbatte le palpebre e respira. Mario è andato in arresto cardiaco e abbiamo dovuto rianimarlo e anche cardiovertirlo. Le ragazze erano super esperte, infatti il primo semestre del primo anno fanno un esame di primo soccorso, quindi erano abituate sia alla rianimazione sia ad avere a che fare con Mario. Ragazzi, inizio del secondo giorno direttamente in sala operatoria. Ci stiamo per lavare in un intervento di spine surgery, quindi spina dorsale. Mi hanno fatta lavare in sala,
non tanto per operare, ma piuttosto per permettermi di osservare in maniera più ravvicinata. Per poter stare vicino al paziente in sala operatoria è infatti necessario essere sterili. Mi hanno spiegato che gli studenti iniziano i tirocini in ospedale a partire dal terzo anno. Nelle sale operatorie ci sono dei monitor dove i ragazzi possono seguire attivamente l'intervento. Negli interventi più semplici o in situazioni particolari possono anche lavarsi e dare una mano. Siamo al Dipartimento di Anatomia adesso. Prima della lezione pratica ci portano a vedere il Museo di Anatomia. Mi hanno spiegato che questo si chiama Bone Collector. Gli studenti possono venire qui e chiedere in prestito un osso su cui studiare. Si possono mettere in questa stanza a studiare direttamente dai libri e dalle ossa vere. Sapete dirmi che osso è? Scrivetemelo nei commenti. Ultima lezione a cui partecipo è quella di anatomia. La prima parte della lezione è destinata al ripasso. Il professore mostra delle slide spiegate nelle lezioni precedenti e testa le conoscenze degli studenti, cercando di capire soprattutto se c'è qualcosa di dubbio o qualche domanda. La seconda parte è invece puramente pratica. Dopo una prima spiegazione del prof con le slide e direttamente sul campione anatomico, i ragazzi possono analizzare da soli i campioni in piccoli gruppi. Allora, adesso siamo qui con i ragazzi di Medical Tutor e finalmente potrò porvi le domande che mi avete chiesto di fargli. Partiamo subito con quali sono le principali differenze con l'università italiana. Ma qua posso rispondere io, perché comunque in Italia ho studiato 2 anni a biotecnologie e la differenza più importante è che in Italia studi solo teoria, mentre qua sei molto più coinvolto nella pratica, sia di laboratori, di anatomia, abbiamo anche la dissezione. E quindi hai anche i prof che ti seguono molto di più durante l'anno. E fate anche degli esami in mezzo? Durante i corsi comunque abbiamo anche dei mini test, mettiamoli così, ma più che altro servono a te stesso per capire cosa fare durante i laboratori. Certo. Principalmente. Seconda domanda, com'è la città di Brno? Come vi trovate? Ma la città di Brno è molto carina, soprattutto dal punto di vista del centro storico. E inoltre è piena di studenti universitari provenienti da ogni parte del mondo e ci sono molti luoghi di svago dove appunto ci si può incontrare a pomeriggio per studiare e anche per praticare degli sport, ma anche per divertirsi la sera. Ma quindi per entrare alla Masrek University cosa bisogna fare? C'è un test ingresso, sono 120 domande, 40 di chimica, 40 di biologia e 40 di fisica. L'abbiamo fatto a Milano e grazie a Medical Tutor che ci ha preparato con un corso online siamo riusciti un po' più facilmente a passarlo. Ok, ma era in inglese? Sì, sì. E come avete fatto con l'inglese? Per quanto riguarda l'inglese, l'università consiglia un livello di inglese di B2, ma già dopo poco tempo ci si abitua già dopo 2 mesi alla lingua, eccetera. E anche grazie ai corsi di Medical Tutor si riesce a imparare anche il linguaggio tecnico, il linguaggio specifico medico. I professori aiutano anche spostando gli esami orali alla fine del primo semestre. Quindi è molto più comodo. Ma con la lontananza da casa come fate? Avete mai nostalgia? Sì e no, il nostro gruppo di italiani è molto affiatato, siamo come una piccola famiglia, però allo stesso tempo è molto comodo tornare a casa per me. Il volo Brno-Milano dura poco più di un'oretta ed è un low cost, quindi fantastico. Va benissimo. Ma quindi che opportunità avrete una volta vi siete laureati? Potreste tornare in Italia? Beh sì certo, potremmo tornare in Italia, anche se personalmente non vorrei. Perché comunque saremo in possesso di una laurea abilitante che ci permette di fare la specialistica in tutta Europa e vabbè, personalmente vorrei andare in Germania, però vedremo.
Grazie a tutti ragazzi, siete stati fantastici. Grazie a te. È stato un piacere. La nostra esperienza alla Masaryk University è finita, è tempo di tornare a casa e io ci tenevo veramente a ringraziare Medicor Tutor per averci fatto conoscere questa realtà e l'università che ci ha accolto, ma soprattutto voglio ringraziare i ragazzi fantastici che abbiamo conosciuto qui. E soprattutto grazie a Gianni, perché questo doveva essere un semplice vlog, è diventato praticamente un documentario. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!